Lascia stare. Non mi fate parlare. Non mi fate parlare che sono pieno fino qui. Se no stasera dalla mia bocca usciranno solo delle cagate. Io sono l'eccesso, l'eccellenza del cesso. Io vengo da una dinastia di cessi. Mia moglie è cessa. Le mie figlie sono cessi. Mio babbo e mia mamma sono cessi. Mio nonno e mia nonna erano cessi. Oh, solo che quando parlo del nonno mi commuovo, mi viene da piangere. Il nonno, mi ricordo, si è ricordato, è arrivato adesso. Mi ricordo il nonno, le parole del nonno prima di essere tappato, curato. Il nonno disse: l'avete fatta grossa, eh? L'altra mattina viene da me a trovarmi un vecchietto poveretto tutto tremante, porca boia, tremava tutto, arriva da me, ho detto dai, speriamo che, non dico di far centro, ma speriamo che la faccia dentro. Allora a un certo momento ha tirato fuori quel bagaglino lì tutto striminzito. Avete presente gli straccetti alla rucola con l'aceto balsamico andato male? Era uguale! Allora a un certo momento vedo lì che fa le sue cose, vedo il mio fratellino, Bidet, mi faccio lì. Oi Bidet, guarda che c'è un ticchio che mi faceva così. Guarda che è un brutto ticchio, Bidet, eh? Fatti controllare da un buon idraulico. Ma quale ticchio? Sono gli schizzi del nonno che mi pisce addosso! E poi subito dopo sono venute due donne, subito in bagno da me. Sapete perché le donne vanno sempre due in bagno, sempre in due. Ma c'è un motivo, eh? È perché le vere amiche si vedono nel momento del bisogno. Allora tra una pipì e l'altra iniziano a sparlare destra-sinistra. Ora una fa l'altra. Dì, ma lo sai che è morto Marcello Vasino? Sì, lo so, ma lui era pure decoccio. Non ti sbagli, è decesso! Su di noi hanno messo gli occhi anche i politici, ragazzi. I nostri politici hanno bisogno di noi. Quando devono fare una legge nuova, vengono da noi in gabinetto. Ho capito il perché poi ogni tanto certe leggi fanno cagare. Fatelo quell'applauso! Allora su di me si sono seduti anche i personaggi della storia più famosi. Vi faccio dei nomi: Giuseppe Garibaldi, Cristoforo Colombo, Napoleone Bonaparte, che cosa, ha perso la guerra? Sì, per colpa nostra. Napoleone ha perso la guerra di Vater. Love. Ma, però ragazzi, volevo sapere, il personaggio, non si sente più un cazzo qui, ah ecco, un attimo, il personaggio della storia che faceva più fatica con noi non era un uomo, era una donna, era una certa Caterina Sforza. Voglio sapere quanti di voi soffrono di stitichezza, alzino la mano. Cioè, tutti. Oh ragazzi, qua non mi sta cagando nessuno, tutti soffrono di stitichezza. Perché tantissimi anni fa è arrivato da me il sommo poeta stitico, Dante Stitichieri. Era stitico! Lui amava sedersi su di me e poi per rilassarsi recitava delle poesie. E una poesia, me la ricordo, faceva così. Cadono le foglie, cadono i governi, cadono gli eroi, ma perché tu, maledetto stronzo, cadere ora non vuoi? Però, ma quale Aristotele, quale Archimede, l'invenzione del secolo l'ho fatta io l'eccesso, ho inventato dopo il materasso la mutanda memory, la mutanda per l'uomo indeciso. Basta vedere quei nonnini alla mattina che si mettono lì davanti con la mutanda. Ho perso la testa, mamma mia, qual è il davanti?